birrificio artigianale Gravità Zero nasce nel 2017 ed è un'impresa familiare. Siamo tre fratelli, ognuno di noi ha un compito ben definito nell'azienda. Chi nella produzione, chi nella vendita, chi nella comunicazione. Ad oggi produciamo 45.000 litri di birra all'anno in 8 etichette differenti. In fase di partenza ci siamo dotati di uno statuto che tracciasse il cammino. Oggi che l'attività è ben avviata, è necessario raccogliere molti dati su produzione e vendite per ritirare costantemente il progetto e gli obiettivi. Per me è stata fondamentale l'esperienza maturata presso un altro birrificio, dove ho potuto apprendere i segreti della produzione e l'importanza del mantenimento del rapporto con il cliente. Per avviare un birrificio l'investimento iniziale dipende dagli obiettivi che ci si dà. Nel nostro caso parliamo di circa 250.000 euro impiegati per l'acquisto dei macchinari, per la produzione, ristrutturare il locale a norme igienico-sanitarie e acquistare materie prime per avviare la produzione. E poi è anche molto importante avere un fondo di liquidità extra per qualsiasi inconveniente, soprattutto per la manutenzione dei macchinari, e ricordarsi anche che è un notevole investimento di tempo. In fase di avvio dell'azienda ci siamo rivolti alla Camera di Commercio di Torino e abbiamo trovato nel settore nuove imprese un valido alleato. Oggi puntiamo ad avere la nostra community online che si chiamerà Tribail e ci appoggiamo al progetto Crescere in Digitale per acquisire nuove competenze del mondo del web e dei social. Creare consapevolezza sul nostro brand è la sfida più difficile che ci proponiamo. Andiamo alla ricerca di eventi, fiere, rivolte direttamente al consumatore finale e ricerchiamo canali di vendita differenziati, dai locali, pub, ristoranti, gastronomia. Abbiamo anche iniziative come birra o etichetta personalizzata e possibilità di affittare il birraio in occasioni speciali. Diamo anche importanza all'ambiente, con le nostre etichette removibili per la raccolta differenziata. Per avere successo in questo campo la passione aiuta molto, ma bisogna confrontarsi con un sistema burocratico complesso e regole sulla produzione dell'alcol molto rigide. Vediamo insieme i vari passaggi che servono per avviare questo tipo di attività. La birra è un prodotto sottoposto ad accisa. Per poterla produrre è quindi necessario ottenere un'apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza dell'Agenzia delle Dogane. Trattandosi di un'impresa alimentare, prima di partire, occorre verificare con l'ASL l'idoneità igienico-sanitaria di spazi, macchinari e attrezzature di produzione. Infine, una volta scelta la forma giuridica e il regime fiscale più adatti al progetto, si può procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale e assicurativa attraverso la procedura online Comunica. L'avvio dell'attività è invece subordinato all'invio della scia sanitaria al comune di riferimento per autocertificare il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme. In caso di brewpub, il titolare o un preposto deve possedere il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altre attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.